500 anni fa esisteva un mondo fatato in cui creature straordinarie come fate, mostri e piccole streghe convivevano pacificamente insieme. Viveva lì una bellissima fata delle farfalle chiamate Galaxia, appartenente alla nobile stirpe Alan. Possedeva un paio di splendide e vibranti ali di farfalla, insieme alla magica capacità di controllare le nuvole e i venti a suo piacimento. Era l'unica fata delle farfalle al mondo con tali poteri. Oh! Galaxia era l'unica figlia del re farfalla, che governava il regno ed era davvero coccolata da suo padre. Non lontano da lì, nella terra di Balan, viveva un principe cavallo di nome Harold, che viveva in un impero dove la razza umana cavallo era l'unico linguaggio scritto. Aveva orecchie da cavallo che potevano sentire suoni a chilometri di distanza, il che gli permetteva di determinare la direzione dei nemici invasori. Il suo udito eccezionale lo aveva aiutato a vincere molte volte sul campo di battaglia, guadagnandosi l'ammirazione del suo popolo. Harold era anche l'unico figlio dell'imperatore ed era destinato a ereditare e governare l'impero. Era l'orgoglio di suo padre. Galaxia e Harold si erano incontrati durante un incontro diplomatico tra nazioni, con l'obiettivo di promuovere la cooperazione e la pace. All'epoca, Galaxia si annoiava delle feste in cui si discuteva di politica. Così si trasformò in farfalla celeste e volò via dall'evento. Ma inaspettatamente, Galaxia venne attaccata da un feroce scorpione che la ferì. Proprio mentre stava per affrontare la morte, il talentuoso principe apparve in tempo per salvarla. Quell'incontro scatenò un'attrazione immediata e iniziarono a parlare tra loro. Scoprirono di avere molte cose in comune. Erano entrambi gli unici figli delle rispettive stirpi, il che gli aveva procurato una profonda solitudine, poiché nessuno osava fare amicizia con loro. Bellissima Galaxia, grazie per essere apparsa nella mia vita. Sembrava una storia d'amore che avrebbe raccolto molti consensi, ma le cose presero una piega inaspettata. Il loro amore non era accettato dalle loro famiglie. Il re farfalla nutriva odio per la razza umana cavallo, perché avevano precedentemente invaso e devastato il suo regno. L'imperatore cavallo umano disprezzava le creature magiche, incolpandole di esistere e indebolire l'impero della razza cavallo umana. Le famiglie proibirono ai loro figli di interagire, minacciando guerra se Galaxia e Harold non avessero obbedito. Padre, per favore accetta il nostro amore. Harold è la persona che amo veramente. Il re farfalla, irritato per la sfrontatezza della figlia, chiuse Galaxia nella sua stanza. Ma non volendo rinunciare al loro amore, Galaxia e Harold decisero di fuggire segretamente dalle loro famiglie. Cercavano una strega ragno, capace di viaggiare nel tempo, attraverso fili che intrecciava con la sua seta magica. Galaxia e Harold volevano soltanto capire perché le loro famiglie nutrissero tanto odio. La strega accettò di aiutarli, usando la sua seta di ragno per proiettare immagini di 500 anni prima. Apparve una fitta foresta, raffigurante un tempo in cui le creature magiche e la razza cavallo umana convivevano in modo diverso dal presente. Le fate delle farfalle non potevano volare in cielo, ma potevano saltare su bellissimi fiori, facendo affidamento sugli steli dei denti di leone. In passato, tutte le fate farfalla potevano controllare il vento, ma nel corso degli anni solo Galaxia aveva mantenuto quella capacità. Forse erano state maledette, così che la stirpe delle farfalle perdesse la sua capacità. Quanto alla razza umano-cavallo, avevano orecchie aguzze e potevano correre veloci come il vento, saltando in alto come gli uccelli. Erano guerrieri coraggiosi, sempre pronti a combattere contro eventuali invasori del loro territorio. Erano anche irascibili e rudi. Spesso litigavano per questioni banali, tuttavia possedevano ancora un'anima che desiderava una vita pacifica. Mentre Galaxia e Harold approfondivano i loro rispettivi lignaggi,
Faticavano a capire perché le loro famiglie nutrissero tanta animosità. Scoprirono presto che il re Farfalla e l'imperatore Cavallo Umano erano amici intimi che combattevano contro un formidabile nemico, il drago gigante. Sebbene la gente credesse che il drago fosse stato completamente distrutto, beh, non era così. Il drago usò la magia mutaforma per diventare l'imperatore Cavallo Umano. Si avvicinò al re Farfalla e lo ferì, iniettandogli una pericolosa tossina. Quella tossina rese il re Farfalla feroce e maligno, alimentando l'odio per la razza umano cavallo. Credevano che fosse tradito. Con un desiderio implacabile di annientare tutte le stirpi, il drago trasmise questa tossina ai discendenti del re Farfalla, provocandone la trasformazione e il graduale indebolimento delle loro capacità. Quindi è stato a causa di ciò che la nostra stirpe ha perso la capacità di controllare il vento. Era tutto fuori controllo. L'imperatore Cavallo Umano aveva infatti cercato di dissuadere il re Farfalla e di convincerlo a fermare la guerra. Ma il re Farfalla non importava cosa avesse voluto dire l'imperatore Cavallo Umano. Sei un traditore! Non sei degno di vivere in questo modo! Detto questo, il re Farfalla attaccò continuamente l'imperatore Cavallo Umano, che non ebbe altra scelta che contrattaccare. Furono coinvolti in una feroce guerra, trasformando le loro nazioni in tempo amiche in acerrimi nemici. Galassia e Harold erano scioccati e provavano un profondo rammarico per le loro famiglie. Volevano fare qualcosa per correggere gli errori del passato. Per questo, avevano cercato l'aiuto di una strega per riportarli indietro nel tempo. Per favore, riportaci al passato! Non possiamo lasciare che le nostre nazioni diventino nemiche! Il viaggio nel tempo comporta gravi conseguenze e potrai pagare un prezzo significativo. Finché le due nazioni raggiungeranno la pace, saremo disposti a pagare qualsiasi prezzo! La strega accettò di usare la sua magia per riportarli indietro di 500 anni. Davanti ai loro occhi vi era il caos. Il re Farfalla e l'imperatore Cavallo Umano furono impegnati in una feroce battaglia. Galaxia usò rapidamente la magia per creare una folata di vento che fermasse la lotta in corso tra il re Farfalla e l'imperatore Cavallo Umano. Nel frattempo, Harold si precipitò dal re Farfalla per curarlo, liberandolo dalla sua rabbia. Harold raccontò tutto al re Farfalla riguardo al drago gigante, così che chiarisse l'equivoco con l'imperatore. Il re Farfalla si rese conto del male che aveva causato a tutti e soprattutto al suo caro amico. Si sentiva davvero dispiaciuto. Rapidamente il re Farfalla si avvicinò all'imperatore Cavallo Umano per scusarsi ed esprimere il desiderio di pace. L'imperatore Cavallo Umano lo perdonò e insieme posero fine alla guerra. Mentre tutti esultavano per il ritorno della pace, all'improvviso apparve il drago con un'espressione maligna. Sputava fiamme ardenti, incenerendo ciò che lo circondava. Harold, con anni di esperienza sul campo di battaglia, usò tutte le sue forze per combattere il drago gigante. Tuttavia, il drago era troppo potente e non poteva sconfiggerlo da solo. Nel momento più critico, Galaxia lo protesse tempestivamente, seppure riportando delle ferite. Vedendo la sua amata in difficoltà, Harold si arrabbiò e usò tutte le sue forze per attaccare il formidabile nemico. Il re Farfalla e l'imperatore Cavallo Umano unirono le forze con Harold e Galaxia per sconfiggere il drago gigante. Usarono una potente magia, rendendolo incapace di resistere all'attacco e facendolo sparire per sempre. Dopo aver sconfitto il drago gigante, la guerra tra i re giunse al termine. Questi promisero di non invadersi e di non danneggiarsi mai più. I due regni prosperarono e vissero nell'abbondanza. La gente godeva di una vita tranquilla e piena di amore. Galaxia e Harold erano finalmente soddisfatti. Potevano tornare al loro tempo per vedere l'esito delle loro azioni. Proprio
Proprio in quel momento, la strega apparve per riportarli indietro, ricordando loro che avrebbero dovuto pagare un prezzo significativo. Si scoprì che il tributo menzionato dalla strega erano i ricordi di Galaxia e Marte. Una volta tornate al presente, due nazioni avrebbero vissuto in pace, ma loro non avrebbero ricordato niente l'uno dell'altra. Il re Farfalla e l'imperatore Cavallo Umano fecero sì che la principessa e il principe, sebbene sconosciuti, fossero legati da un legame inspiegabile. Galaxia e Harold celebrarono il loro matrimonio con la benedizione dei due regni. Si guardarono negli occhi e sentirono una connessione magica che si creava dentro di loro. I due si commossero e si innamorarono, vivendo per sempre felici e contenti. Cosa accadrebbe se un giorno scoprissi di possedere il potere dei tarocchi? Iscriviti a WoA Fairy Tale per seguire la storia. Vivian era una principessa ribelle. Litigava sempre con i suoi genitori e ignorava la sua famiglia per inseguire emozionanti avventure. Sua sorella minore, Cassie, era l'esatto opposto. Cassie si preoccupava e ricordava a Vivian tutto, delle questioni familiari ai loro viaggi avventurosi. Vivian aveva sempre pensato che sua sorella fosse troppo preoccupata, quindi spesso ignorava i suoi consigli. I problemi iniziarono quando Vivian e Cassie cominciarono a sentire una voce misteriosa sussurrare nelle loro orecchie, spingendole verso una certa grotta sulla montagna. Ho un terribile mal di testa, sto impazzendo! Senti anche tu quei suoni? Sì, dobbiamo scoprire cosa nasconde quella grotta. Dai, andiamo! Ma Vivian, non hai un brutto presentimento a riguardo? Ignorando le preoccupazioni di sua sorella, Vivian voleva ostinatamente esplorare. Quando entrarono nella grotta, scoprirono due carte mistiche. Vivian toccò la carta del sole e Cassie quella della luna. Ciao, Vivian e Cassie. Siete state scelte per diventare le legittime proprietarie del sole e della luna. Le vostre anime saranno connesse a queste carte per sempre. Le carte trovano i loro proprietari attraverso personalità specifiche. Vivian è stata scelta come proprietaria della carta del sole per il suo entusiasmo e la sua fiducia. Cassie è stata scelta per la carta della luna per la sua ricca immaginazione e preoccupazione per il futuro. Gli individui prescelti possono controllare solo le proprie carte. Per acquisire altre carte, devono sconfiggerne i proprietari. Chiunque completerà l'intero mazzo di tarocchi riceverà un potere illimitato. E ora datevi da fare, Vivian e Cassie. Oh, è meraviglioso! Raccogliamo tutte le 78 carte, Cassie! Ma cosa accadrà ai proprietari sconfitti? È solo una semplice sconfitta, oppure... Chi lo sa, non preoccuparti, non perderemo. No! Mi rifiuto di partecipare a questo gioco. Perché siamo state scelte? Qual è lo scopo? Andiamo, Cassie, non essere così codarda. Le due sorelle iniziarono a litigare, completamente ignare di ciò che le circondava. Stai attenta, Vivian! No, Cassie! Mi dispiace di essere stata così inutile. No, Cassie, non lasciarmi. Cassie si indebolì gradualmente e stava per asciugare le lacrime di Vivian con la mano, ma non riuscì a farcela in tempo, poiché la sua anima fu risucchiata nella carta della luna. Vivian, piena di rabbia, si voltò e guardò colui che aveva fatto del male a sua sorella. La persona osservava le due sorelle da quando erano entrate nella grotta e voleva impossessarsi delle due carte. Consegna le carte o sarai la prossima. Chiudi la bocca. La carta del sole è così potente? Bene, vediamo. Il guerriero rivelò la carta del carro. Quindi
Quindi i proprietari sconfitti rimangono intrappolati nelle proprie carte. Ora inizia il gioco vero. Cassie, giuro che raccoglierò tutte le 78 carte e le userò per salvarti. Vivian disse addio alla sua famiglia con una lettera e intraprese il viaggio per raccogliere le carte. Si nascose nella foresta e allenò diligentemente le sue abilità con la carta del sole. La carta del sole aveva il vantaggio di poter localizzare le rimanenti carte dei tarocchi. Dunque per Vivian fu facile raggiungere il suo primo avversario. Eccoci qua, un altro avversario, verrai sconfitto. Io sono il proprietario della carta 6 di bastoni. Non esserne così sicuro. Arrenditi, la mia carta mi assicura la vittoria e ho già acquisito 20 carte. Molto bene, allora. Fatti sotto! Oh. Ah! Il paladino fu sconfitto e risucchiato nella carta 6 di bastoni. Vivian aveva acquisito con successo tutte le sue carte e poteva così continuare il suo viaggio. Il tempo passò velocemente e Vivian si imbarcò in ardue avventure per collezionare i tarocchi in varie terre. Dovette affrontare attacchi feroci e subire innumerevoli ferite. Altri erano spaventati dai tarocchi e, come Cassie, non volevano partecipare alla battaglia. Ciò rese le cose più facili a Vivian e in poco riuscì a rivendicare le loro carte. Il peso di intrappolare anime innocenti nelle carte dei tarocchi gravava pesantemente sulla coscienza di Vivian, ma credeva che fosse l'unico modo per salvare sua sorella. L'ultima carta si trovava in una capanna isolata nel profondo bosco. No, non fare del male a me e a mia madre! Non avere paura, andrà tutto bene. La madre sapeva cosa sarebbe successo, nonostante i suoi tentativi di nascondere la bambina nella foresta. Mi arrendo! Per favore, porta mia figlia in salvo! Mi dispiace, davvero mi dispiace. La madre venne intrappolata nella carta, mentre la bambina piangeva disperata. Vivian mantenne la promessa fatta alla madre e portò la bambina in un orfanotrofio. Dopo un viaggio impegnativo, Vivian si stava riposando su un magnifico prato verde. Mentre si addormentava, la carta della papessa creò per lei un sogno surreale. La papessa era l'intermediaria tra il mondo esterno e la coscienza interiore di ogni individuo. Così, l'anima della madre permise a Vivian di ricongiungersi con sua sorella Cassie. Oh, Cassie, finalmente ti ho trovata. Mi dispiace. È tutta colpa mia, io. Vivian guardò gli spiriti che l'avevano perseguita per tutto quel tempo, e cioè i proprietari delle carte sconfitte. Criticarono duramente Vivian. Capisco, sorella. Hai fatto tanti sforzi per salvarmi, ma sacrificare vite innocenti solo per salvarne una ne vale la pena. Gli spiriti proiettarono una visione futura, raffigurante un mondo avvolto dalle fiamme e il destino di Vivian. Sei mia sorella. Valeva la pena fare tutto quello che ho fatto. Ho solo bisogno di te al mio fianco. Alla fine riuscì ad ottenere il mazzo di tarocchi completo. Aveva seguito le istruzioni delle carte per raggiungere la sua destinazione finale ed esprimere il suo desiderio. Ben fatto, signorina. Hai completato la mia sfida. Io sono Denzel e esaudirò il tuo desiderio. Ricordando vividamente il sogno della notte precedente e il consiglio di sua sorella, Vivian esitò. Ne era valsa la pena? Io voglio solo che mia sorella risorga.
Così sia. Oh, Cassie, mi sei mancata così tanto. Finché sarei qui, non ho più bisogno di nient'altro. A loro insaputa, erano cadute nella trappola di Denzel. Ho esaudito il tuo desiderio. Adesso è il momento che tu realizzi il mio. Denzel una volta era uno stregone oscuro delle potenti abilità profetiche. Aveva usato i suoi poteri per creare il mazzo dei tarocchi, che rappresentava i diversi aspetti della natura umana. Fingeva di diffondere i benefici dei tarocchi per aiutare le persone a comprendere se stesse e a dare uno sguardo al passato e al futuro. Tuttavia, la sua vera intenzione era manipolare e controllare tutti. Ma il mondo degli stregoni andò su tutte le furie. Così si unirono per sconfiggere Denzel. La sua anima fu divisa in 78 pezzi e assorbita nel mazzo dei tarocchi. Prima o poi avrò la mia vendetta. I frammenti della sua anima erano sparsi sulle carte e avevano creato un gioco maligno. Voleva che gli umani si distruggessero a vicenda e rimanessero intrappolati in quelle carte, nutrendo la sua anima. La sua anima sarebbe stata restaurata una volta che qualcuno avesse acquisito tutte le 78 carte dei tarocchi. E infine avrebbe preso possesso del corpo del vincitore dopo aver esaudito il loro desiderio. Vivian, per favore svegliati. Guardami, sono io, Vivian. Sono qui. Sentendo le grida di sua sorella, Vivian lottò per riprendere il controllo di se stessa e si avvicinò al mazzo dei tarocchi. Sciocca! Se distruggi il mazzo, saremo annientati entrambi! Ma Vivian si era resa conto del suo errore. Le sorelle non sapevano di essere cadute nella trappola di Denzel. Denzel fu sconfitto e portò con sé il corpo di Vivian mentre svaniva. Alla fine, le anime innocenti sarebbero state liberate e sarebbero resuscitate immediatamente. Sorella! Sono qui, Cassie. Alla fine ti ho protetta. Promettimi che d'ora in poi vivrai una bella vita. Io te lo prometto. E per favore, non dimenticarti di me, Cassie. Tutto ciò che ti appartiene e i ricordi che abbiamo condiviso. Anche se ora dobbiamo separarci, li porterò per sempre con me. Cassie non dimenticò mai sua sorella. Ricreò l'intero mazzo di tarocchi e scrisse un libro sul sacrificio di Vivian. Decenni dopo, attraverso il libro di Cassie, i tarocchi divennero popolari, cominciarono ad essere utilizzati per l'autoriflessione, la divinazione e la riscoperta della propria autostima. Amanda non riusciva a capire perché continuasse a fare lo stesso sogno ricorrente. Chi è quella pecora? Perché è così spaventata? È perché sua sorella si è trasformata in una persona così malvagia. Sciocco, gli animali non parlano in modo stupido, capito? Tre mesi prima. Principessa, la cerimonia di maturità si avvicina. Non sei per niente preoccupata, non ti prepari. A quale scopo? Non importa quanto io ci provi, non riesco a superare l'ombra di Elida. Elida era la sorella gemella di Amanda, ma non si somigliavano per niente nell'aspetto, nel talento o nella personalità. Elida aveva bei capelli dorati, pelle chiara e un'innata magia oscura. Forse è per questo che era sempre distaccata e più fredda di tutte le altre fate del clan. Al contrario, Amanda era vivace e calda, proprio come la potenza del sole radioso. Elida ha la fortuna di avere un canto ammaliante e io invece non ho niente.
Pur essendo sorelle, Elida ha sempre ricevuto un trattamento speciale che Amanda non ha ricevuto. Viveva persino in un castello separato, lontano dall'attenzione dei genitori. Amanda cercò più volte di avvicinarsi alla sorella, ma Elida la evitò sempre con freddezza. Così il legame tra le due sorelle si ruppe. Sentendosi sola e addolorata in diverse occasioni, Amanda arrivò persino a desiderare che Elida non fosse mai esistita. No, perché ho pensieri così strani? È la mia famiglia. Prima della cerimonia di maturità, temendo che le sue scarse capacità magiche l'avrebbero resa uno zimbello rispetto ai poteri eccezionali di Elida, Amanda si intrufolò nel palazzo di sua sorella per imparare segretamente. Sta succedendo di nuovo. Il potere della principessa Elida sta andando fuori controllo. L'ho sentita evocare dei demoni ieri sera. Amanda tremava. Era questo il segreto che i suoi genitori avevano sempre nascosto. La sua curiosità vinse la paura, conducendo i suoi piedi verso la stanza di Elida. Bayel Paiman Balam. All'improvviso, soffiò dal nulla un vento gelido e uno spettacolo bizzarro si aprì davanti ai suoi occhi. Assistette a una scena molto particolare. Elida? In un istante, dall'incantesimo evocato da Elida, nacque qualcosa che Amanda non avrebbe mai potuto immaginare. Amanda resistette ferocemente, in preda alla disperazione, ma ciò non fece altro che rendere il demone Baal ancora più pazzo. Svegliandosi all'improvviso da un sogno inquietante, Elida si precipitò a salvare sua sorella, attirando su di sé l'ira di Baal. Amanda doveva usare tutte le sue forze per salvare la sorella, ma la paura invase il suo corpo, rendendola incapace di fare qualsiasi cosa. Lasciando la stanza stranamente silenziosa, come se nulla fosse accaduto. Elida, c'è qualcuno qui? Qualcuno! Non solo i genitori di Amanda, ma tutti gli assistenti rimasero sorpresi dalla storia da lei raccontata. Nessuna principessa di nome Elida aveva vissuto in quel castello abbandonato. E nel clan delle fate c'era solo una principessa, Amanda. Nei giorni successivi, Amanda osservò silenziosamente, ma non c'era un solo indizio sull'esistenza di Elida. Durante la cerimonia di maturità, divenne l'unica principessa presente. Ho solo immaginato Elida. Ma il dolore alla mano le ricordava quella notte orribile. Il tormento e il rimorso per non aver salvato la sorella in tempo portarono Amanda alla ricerca del misterioso castello. Nonostante sapesse che la sua magia di luce sarebbe stata danneggiata, Elida studiò diligentemente la magia oscura dai libri degli incantesimi nella sua stanza. Aspettami, Elida. Non importa quanto ci vorrà, io ti riporterò indietro. Dopo tante, tantissime notti di sforzi, finalmente riuscì nell'intento. Elida, con un volto privo di emozioni, in contrasto alle lacrime gioiose della sorella, emerse dall'incantesimo magico. Stranamente, quella volta, Elida tornò al castello dove vivevano i loro genitori e Amanda. Elida, vivi qui da tanto tempo? Vivere qui? Non ho sempre vissuto qui. Anche l'atteggiamento di Elida era cambiato. Ora indossava un braccialetto e poteva persino mangiare le mele alle quali era allergica. Poi, nel castello, si verificarono una serie di sparizioni, culminate proprio davanti agli occhi di Amanda. Come in precedenza alla scomparsa di Elida, nessuno prestò attenzione agli incidenti. In quel periodo Amanda faceva spesso uno strano sogno. Nel sogno appariva ripetutamente una pecora spaventata che chiedeva aiuto ad Amanda. Quella stanza è la stanza di Elida. E una notte fu proprio Elida ad apparire in quel sogno inquietante. I volti delle anime e delle pecore si trasformarono in un orrore. Sciocchi! Gli animali non parlano in modo stupido, capito? Questa volta Amanda era determinata ad andare fino in fondo. All'interno si è svolta una scena davvero terrificante. Tutto ciò che accadeva nel sogno era reale. E dietro a tutto sembrava esserci la sua cara sorella.
cosa? Oh, abbiamo un ospite non invitato. Ma questa volta Amanda era una dea della luce adulta che non permetteva più alla paura di controllarla. Amanda, per favore, ascoltami. Dopo essere rimasta intrappolata nell'incantesimo, ho temporaneamente sigillato l'anima del demone nella pecora, quella che hai visto. Tuttavia, in cambio, non sono più umana. Assorbire le anime era il solo modo per vivere come una persona normale. Ma anche così, togliere la vita agli altri non è accettabile. È stata colpa tua! Colpa tua! Se non ti avessi salvata, non sarei così! Mi hai preso tutto! Quelle parole colpirono Amanda con un senso di colpa e rimorso. Per assumersi la responsabilità, decise di trasferire la sua energia luminosa ad Elida per assorbirla, anche se ciò significava perdere il suo status divino. Ma in quel momento decisivo, quando Elida allungò la mano per ricevere l'energia, Amanda percepì che qualcosa non andava. Sulla mano di Elida c'era una cicatrice che poteva essere stata causata solo dalla luce divina. Nella sua mente aveva collegato tutto. Inoltre, la pecora Wooly si era svegliata cercando di avvertirla. Anche se difficile da discernere, era la voce di Elida. In quel fugace attimo, Amanda cambiò idea, prendendo una decisione tempestiva. Si scoprì che la Elida che aveva evocato era un impostore. Era il demone Bal, travestito da Elida per impossessarsi non solo dei poteri di Amanda, ma anche della forza dell'intero clan Fatato. Per portare a termine il suo piano, aveva trasformato Elida in una pecora e usò una mela maledetta per controllare la sua coscienza e sfruttare la sua affascinante voce cantata. La verità divenne chiara e le due sorelle radunarono tutte le sue forze per sconfiggere Bal, ma era potente e loro non potevano competere con lui. Senza altre opzioni, Amanda ed Elida decisero di usare la magia proibita, unendo i loro poteri, anche se ciò significava perdere il loro status divino. Il demone Bal fu finalmente sconfitto e l'intero clan delle fate si risvegliò dall'incantesimo e dal controllo. Da quel momento in poi, pur non avendo più la magia, le sorelle Amanda ed Elida si avvicinarono. Aiutarono con gioia i loro genitori a gestire il clan e continuarono a studiare diligentemente per trovare un modo diverso per ripristinare i loro poteri. E questo conclude la storia di oggi. Grazie per il vostro sostegno. Ogni visualizzazione è per noi un grande incoraggiamento a creare storie più emozionanti. Non dimenticare di iscriverti a WoA Fairy Tales per aiutarci a raggiungere 1 milione di iscritti. Ora, condividi con WoA Fairy Tales le tue emozioni dopo aver visto la storia di oggi. Ci vediamo nei prossimi episodi!